tutti. Oggi vi voglio fare un breve video. Mi è stato richiesto di fare questo video di come io pulisco la lama della Silhouette Cameo o della Curio. Io ho scoperto tempo fa, perché pensando di aver rovinato una lama, mi sono detta: ma se questa lama ogni volta che taglia mi segna il mio tappetino della Silhouette, può essere che si sia sporcata di colla, visto e considerato che nel tempo la colla nel tappetino bisogna rinnovarla perché svanisce. Allora io ho detto: magari è proprio per questo che non mi tagliava più bene e mi faceva tutti gli sfilacciamenti nella carta. Io pensavo di averla sbeccata, così ho deciso di provare con la mia lama vecchia e ho visto che pulendola è tornata come nuova. Per pulirla mi ero detto: cosa posso usare in modo che se è rimasta colla attaccata riesce a portarla via bene, e ho pensato all'alcol. Io l'ho messo in questa boccetta perché mi serve per altri lavori. Poi dovete munirvi di questa spazzoletta, questa gommina, diciamo, quelle spugnette che si usano, che sono nei trucchi per truccarsi gli occhi. Ed infine uno spazzolino, perché se rimane qualche residuo, spazzoliamo la lama per portare via tutto. Ora vi faccio vedere come ho fatto. Ho preso la mia lama, l'ho portata al 10, scusate, al numero 10, vedete? Numero 10. Poi, una volta che la lama l'ho portata tutta in alto, vedete? Fate attenzione a non tagliarvi e svitate il tappino che chiude la lama. Questo. E vedete che la lama ora è tutta alta e si vede. Prendiamo la nostra spugnetta, ci metto un po' di alcol. Poi prendo la mia lama e da una parte e dall'altra con l'alcol la pulisco. Poi prendo la mia spazzolina e, mi raccomando, piano, delicatamente, per non rovinarla. E spazzoliamo. Fatto questo, riprendo il mio coperchietto, sempre facendo attenzione a non tagliarmi, avvito bene stretta, ed ecco qua la nostra lama pulita. Ora la riporto al numero che desidero e la metto il portalama della Silhouette, ed ecco fatta. Bene, per oggi è tutto. Spero di essere stata chiara e di esservi stata d'aiuto. Se avete una lama che non funziona, magari è veramente spuntata, ma prima di gettarla fate questa prova e poi mi saprete dire. Vi saluto, un abbraccio e ciao.